L'incontro che è quello di venerdì che è decisivo perché ci dovrebbero essere i due ministri, il ministro Giorgetti e il ministro Orlando, che si devono incontrare con i sindacati. Qui è successo qualcosa di straordinario, nel senso che mentre era in corso la trattativa, che mentre si doveva decidere il futuro di questa azienda per Napoli, la Whirlpool ha proceduto in maniera unilaterale con le lettere di licenziamento, che sono già operative, per cui noi abbiamo lavoratori e lavoratrici senza stipendio e ridotte, diciamo, e licenziati. Quindi c'è questa data che è importante, che è quella di venerdì, perché c'è la proposta, almeno così è stata definita, di un consorzio che prenda, diciamo, sostituisca la vecchia Whirlpool, ma che ovviamente ha una serie di tempi per cambiare la produzione, per capirci. Nel frattempo bisogna garantire lo stipendio per questi lavoratori che sono monoreddito. Non stiamo nella ricca Italia, siamo nella Italia di Napoli che soffre per la pandemia, c'è una situazione di disoccupazione straordinario. E per noi senatori, deputati, per noi rappresentanti diciamo della città di Napoli, sappiamo benissimo che perdere il lavoro è drammatico a Milano, a Torino, perdere il lavoro a Napoli è ancora più drammatico, perché c'è un altro impiego che aspetta, che è quello del crimine, che è quello della camorra. Per cui una battaglia di democrazia per la nostra città. È fondamentale vincere e dare lavoro legale. E sono i quartieri dove in questo momento ci sono stese, bombe, omicidi, ferimenti. E allora di questo dobbiamo essere consapevoli tutti, che è una battaglia per Napoli, non è una battaglia soltanto per questi lavoratori. Vincere, dare lavoro, significa dare speranze per questa città.